Cristina Chirichella, un commento in generale sulla partita e sull'Olimpiade. Beh, guarda, c'è un po' di delusione, un po' di rammarico per questa sconfitta, non ce l'aspettavamo in realtà neanche noi, però sono state molto brave loro e niente, potevamo fare sicuramente meglio e credere un po' di più in noi stesse. Secondo te cos'è cambiato dopo le prime tre partite? Perché l'Italia aveva iniziato bene questa Olimpiade. Beh, sicuramente le squadre penso siano tutte un po' cresciute giocando partita su partita e noi forse abbiamo perso un po' di continuità perché comunque abbiamo fatto in generale un po' di errori e prendere continuità era un po' difficile, comunque dall'altra parte c'era una squadra fortissima e dovevamo, diciamo, unirci ancora di più per poter contrastare comunque un'armata come loro. Il rammarico non è quello di aver affrontato troppo presto la Serbia, nel senso di aver buttato via quella partita con la Cina che ci avrebbe... Guarda, detta sinceramente, pensare al passato è un po' inutile, nel senso le partite importanti sono da quarti in poi, se vuoi vincere e vuoi arrivare in fondo devi batterle tutte, è successo ai quarti, poteva succedere più avanti, ok, potevamo andarci a giocare la semifinale, tutto. Però purtroppo è andata così, o affrontiamo la situazione così com'è o ci piangiamo e ce ne andiamo testa bassa. Ovviamente noi sappiamo quello che siamo, non abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma sicuramente usciamo a testa alta. Cristina, scusami, so che è partita la difficile oggi.